Buongiorno Gioia, eccoci tornati con un nuovo Vlogmas. Sei pronta? Ti tiro la pallina, un buongiorno così diamo ai ragazzi oggi, perché mi sgridate che dico sempre ragazze. Voilà! Ciao piccolina, buongiorno, buon sabato. Oggi è il 7 di dicembre. Ed eccomi qui, sono sul soppalco perché, come vi dicevo, ho portato il computer su in questi giorni qui e devo dire che al momento non mi sto trovando poi così male. Sono già le 13, quindi in realtà inizio a vloggare molto tardi oggi. Adesso voglio farvi vedere un po' di pacchettini che mi sono arrivati in questi giorni, che sono secondo me delle idee molto carine da fare come regali di Natale. Ho recuperato il calendario dell'avvento, tra l'altro oggi ne devo aprire due o addirittura tre. Allora, se oggi è il 6, ne devo aprire. No, oggi è il 7, ne devo aprire 2. Il 6 e il 7 perché ieri non l'ho aperto, in quanto ci tengo ad aprirli insieme a voi in questi vlog. Quindi ne apriamo ben due. E vado a recuperare anche i pacchi che mi sono arrivati in queste ultime settimane, dove ci sono dei prodotti davvero meravigliosi. Adesso vi faccio vedere tutto quanto. Questi sono alcuni dei pacchi che mi sono arrivati. Vediamo se riesco a portare tutto con una mano. No, mi sa che devo fare un po' di giri. E sì, ho anche il dito mozzato. Ieri nel cucinare, nel tagliare le zucchine, mi sono tranciata anche un pezzo di dito e mi sono fatta anche un taglio abbastanza profondo. In realtà mi fa ancora un pochettino male, quindi ho messo ovviamente il cerotto. Comunque, detto questo, vediamo se riesco a portarne almeno due di là. Sì, molto bene. Sono messa comoda qui sulla cucina, sullo sgabello. E da dove partiamo? Direi di partire dai pacchi che mi sono arrivati e poi andiamo ad aprire il calendario dell'avvento. Parto da Daniel Wellington. Daniel Wellington ve lo propongo ogni anno come idea regalo perché è un brand che mi piace molto, ormai collaboro con loro da tantissimi anni e hanno dei prodotti molto validi. Io sono follemente innamorata dei loro orologi, ad esempio questo lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni, il nuovo modello completamente in acciaio. E per questo Natale ho scelto l'orologio identico, ma ovviamente è la versione tutta oro rosa con il quadrante un pochettino più piccolo. Il modello è praticamente lo stesso, soltanto che questa è la variante più piccolina ed è tutto appunto oro rosa. Questo è bellissimo, è molto elegante, super pratico, sta bene con tutto, davvero mi piace molto. E la cosa fantastica è che ogni anno nel periodo di Natale Daniel Wellington fa sempre delle promozioni davvero valide. Ad esempio, quest'anno dal 3 di dicembre al 7 di gennaio c'è il 20% di sconto sull'acquisto di due prodotti, che siano due orologi oppure un orologio e un gioiello. Avete il 20% di sconto che è cumulabile anche con il mio 15% di sconto inserendo Giada Fra di W. Comunque, qui sotto nell'info box vi lascio il link che vi manda direttamente al sito e tutte le varie promozioni, tra cui il mio codice sconto. In più, anche le confezioni regalo sono davvero bellissime perché il prodotto vi arriva già praticamente confezionato con il fiocchettino. E la confezione regalo la trovo davvero molto bella, elegante, minimal, mi piace molto. E cosa ho scelto oltre all'orologio? Stavolta mi sono orientata su un braccialetto e un anello. Questo è l'anello che ho scelto, è nella versione grigia, quindi è tutto oro rosa con lo smalto sul grigio. Ce l'ho già così in bianco, quindi l'ho scelto grigio per poterlo abbinare perché stanno bene anche messi insieme. Poi, tra l'altro, io ho le dita molto lunghe, quindi anche gli anelli un pochettino più grossi mi stanno bene proprio perché ho le dita molto lunghe. E poi ho scelto, nel frattempo stessa, verificando che la lasagna non si bruci perché in forno un po' di tempo. Si è bruciata? Si è bruciata? Quasi. E poi ho scelto un bracciale rigido, ovviamente. Che colore ho scelto?
oro rosa, così lo posso abbinare con l'orologio che vi ho appena fatto vedere. Questo mi piace molto perché è proprio sottile, bello elegante, sta bene con l'orologio, sta bene portato insieme ad altri gioielli. Davvero wow, mi piace molto. Quindi qui sotto, ripeto, vi lascio tutti i link. Poi ho ricevuto un pacco da Mercy Andy, però mi sa che adesso pranziamo, perché la lasagna è proprio cotta, ben cotta, vi faccio vedere. Mascotta, infatti adesso mi brucio anche le altre dita. Fatta in casa. Lasagna fatta in casa da me proprio l'altra sera. Ovviamente no, però mi piacerebbe fare le lasagne fatte in casa. Però non sono molto pratiche fare il ragù più che altro. Adesso pranziamo e poi vi faccio vedere tutte le altre cose. Mi è venuta in mente una cosa, io non devo mangiare le lasagne perché ho sbagliato. Perché ieri nel tagliarmi il dito, aspettate che vi metto di qua perché altrimenti non vedete assolutamente niente, cioè mi vedete illuminata d'immenso. Ieri nel, quando mi sono tagliata il dito, stavo preparando gli gnocchi con le zucchine e i gamberi e lo zafferano. Sono usciti buonissimi, mi sono però avanzati, quindi io mi scaldo quelli così li finisco. Qui abbiamo un grandissimo chef che sta riducendo in poltiglia la lasagna. È perché... Ok. Impiattamento fantastico. No vabbè. Buon appetito, c'è un profumino comunque buonissimo. Il mio è quasi pronto. Che bello comunque scaldare le cose. Trovo la pappa pronta senza neanche dover cucinare. Ieri ci ho messo un po' a farlo ed è un piattino questo che mi piace davvero molto. Ci sono appunto gli gnocchi, lo zafferano, i gamberi fatti a pezzettini e le zucchine. Abbiamo finito di mangiare, ora ho la pancia bella bella piena, tra l'altro tra poco, fra 40 minuti devo anche andare a lavoro, quindi cerco di essere abbastanza veloce perché poi lavoro fino a questa sera e probabilmente poi stasera andrò a prendere la pizza perché non ho voglia di cucinare appena arriverò a casa perché sarò anche un po' stanca. Comunque, torniamo a noi e ai pacchettini che mi sono arrivati. Vi stavo facendo vedere quelli di Mercy Andy. E anche Mercy Andy ha realizzato dei cofanetti, delle cose molto carine da regalare per Natale. Allora, qui abbiamo il volantino, diciamo, con tutti i prodotti che hanno. E qua c'è la prima box ed ecco qua la box, la scatolina, fa un po' riflesso perché questa parte ha tutti i glitter ed è olografica, molto bella come confezione regalo, si solleva, si apre in questo modo, aiuto, non so se riesco a farvi capire, ok, penso di sì, e all'interno ci sono tre prodotti. Abbiamo l'igienizzante mani, io questi li utilizzo tantissimo, ne ho sempre uno nella mia borsa, perché se sono fuori casa e non ho modo di lavarmi le mani, utilizzo sempre gli igienizzanti e mi trovo davvero benissimo con questo tipo di prodotto. Il profumo è un profumo, sembra quasi fiorito, molto fresco, con aloe vera infatti. Poi c'è la crema mani nella stessa profumazione, anche questa molto utile specialmente in questo periodo dove le mani si seccano molto. E poi l'ultimo prodotto è questo, questo non l'ho mai mai provato ed è un deodorante roll, vediamo se riesco ad aprirlo, ecco qua, sempre nella stessa profumazione, sa proprio di pulito, un buon profumo di fresco, di pulito. E questo è il primo cofanetto, lo potete trovare da Sephora. Questo cofanetto costa 15 euro, quindi è un regalo non troppo impegnativo, è un pensierino comunque molto carino. Tra l'altro si può anche appendere all'albero di Natale, vedete, perché c'è il gancettino, il nastrino qua per poterlo appendere. Poi, sempre da Mercy Andy, ho ricevuto un altro cofanetto, quindi abbiamo sempre la solita cartella stampa. E qui c'è
un altro cofanetto. Anche questo si può appendere all'albero di Natale. È un po' pesantino, però volendo si può appendere o comunque utilizzare come decorazione natalizia. Questo è un cofanetto che ha all'interno 5 igienizzanti mani. Cioè, guardate quanto è grazioso. E sono igienizzanti mani in collaborazione con la Disney. Infatti, su ogni igienizzante mani c'è una principessa diversa: Biancaneve, c'è Aurora, c'è Belle. Insomma, davvero fantastico. Ovviamente per ogni profumazione c'è un profumo diverso. Vediamo se riesco ad aprirla. No, c'è un'altra cosa, non l'avevo notato. C'è questa cover, diciamo così, in silicone per inserire il gel igienizzante. Ed è molto carino con il castello delle principesse. Ve ne faccio vedere giusto uno per farvi capire. Vediamo se riesco a sfilarlo. Ok, eccolo qui. Qui ad esempio c'è Biancaneve. E questo è il profumo di... non so descrivere i profumi, mannaggia. È un profumo molto buono anche questo. È dolce ma non troppo stucchevole. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Sempre con l'aloe vera, ok. Però è un profumo diverso dall'altro. Non so dirvi. Comunque è buono. E anche questo cofanetto lo trovo un'idea regalo davvero molto molto carina. Questo cofanetto, se non erro, costa 18 euro, qualcosina in più, esatto, 18 euro. Però appunto ci sono più prodotti e c'è anche il porta igienizzanti mani. E poi ho ricevuto da Lush questa scatola dove all'interno ci sono dei prodottini. Due sono molto carini da regalare, come da regalare a Natale secondo me. Ed ecco qua, tra l'altro esce un profumo pazzesco da questa scatola. Cara Giada, tanti profumati auguri di buon Natale, Elisa. Grazie mille. Allora, qui c'è la cartella stampa, diciamo, con tutti i prodotti e con i vari ingredienti e tutto quanto. E all'interno cosa c'è? Da dove partiamo? Partiamo dalla bomba da bagno. Le bombe da bagno secondo me sono un'idea regalo carinissima. Poi potete confezionarla magari all'interno di un sacchettino natalizio, un sacchettino con i glitter, e fare poi un fiocchettino. Ha un profumo molto forte, proprio di sapone. E la cosa bella di queste bombe da bagno è che poi, una volta buttate nella vasca, frizzano tutte e colorano l'acqua. Questa sembra, diciamo, una pallina di Natale con il fiocco rosa. Io le adoro. Ovviamente dovete regalarle a qualcuno che ha la vasca da bagno, perché altrimenti non ha molto senso, non la possono utilizzare. Però ad esempio io che ho la vasca da bagno apprezzerei tantissimo un regalo di questo tipo. E sempre restando in tema regali di Natale, idee per regali di Natale, un altro che voglio proporvi è questo. È un lecca lecca con Babbo Natale, anche in questo caso una bomba da bagno, però realizzata sotto forma di lecca lecca, perché c'è anche il bastoncino, c'è il musino di Babbo Natale, dietro è completamente rossa. La profumazione è la... forse non è la stessa dell'altra, no? Questa è un pochettino più delicata. Vediamo se qua mi dicono qualcosa in più. Ad esempio questa si chiama Jingle Bells, costa 8,95 euro, e all'interno ci sono cristalli di sale blu per purificare e detergere la pelle, mentre quello di Babbo Natale si chiama ovviamente Santa, costa 9,95 euro, quindi anche qua comunque sono regali low cost. E questa è una bomba da bagno al profumo di agrumi, infatti c'è il limone, il lime. Molto buone, non vedo l'ora di provarle nella mia vasca. Poi c'è questo che invece è un balsamo corpo da utilizzare sotto la doccia, realizzato con acqua di sciroppo d'acero. Sentiamo il profumo. Oddio, è buonissimo. È una profumazione dolce. Io amo i profumi dolci. Che buono, questo non vedo l'ora di utilizzarlo sotto la doccia. Adoro. Poi c'era ancora una cosa, eccola qui, questa invece è una crema corpo, ciao inverno, ciao, ricco di latte di mandorle e burro di cacao nutrienti, questo lussuoso idratante ripara la pelle provata dal freddo, quindi questa è da utilizzare dopo la doccia, su tutto il corpo. Sentiamo il profumo, sa tantissimo di mandorla, anche questo
ha un profumo buonissimo, davvero. Comunque anche questi prodotti, adesso mi sono sporcata tutta, comunque anche questi prodotti di Lush, queste creme per il corpo, creme da utilizzare sotto la doccia, sono delle ottime idee regalo per il Natale. Poi hanno dei profumi davvero troppo buoni. Fatto questo, dopo avervi mostrato alcune idee regalo per il Natale molto carine, direi che è arrivato il momento di spacchettare il calendario dell'avvento, che è qui. Allora, devo aprire ieri, il giorno di ieri, che era appunto il 6, vediamo se lo trovo. Eccolo qua, vediamo un po' cosa c'è. Allora, qui l'indizio è illuminante e dal rumore mi sembra di sentire tipo una palettina, perché è parecchio pesante. E infatti c'è l'illuminante, un illuminante color quasi color champagne, un illuminante rosato molto chiaro. Vediamo com'è. È leggero, ma è molto bello. Sì, è un colore champagne, mi piace molto, contenta di aver trovato questo prodotto. Poi io l'illuminante lo utilizzo davvero tanto, cioè mi piace molto, lo metto tutti i giorni. Poi passiamo al numero 7, che è qui, e qua invece cosa? Qua parliamo di unghie, quindi sicuramente ci sarà uno smalto, di sicuro. C'è uno smalto rosso sempre con il pack natalizio, infatti c'è la calza di Babbo Natale, ci sono le palline, molto carino. E finalmente c'è qualcosa di rosso, perché il Natale comunque, il rosso rappresenta il Natale. E mi piace molto utilizzare sulle unghie, come avete visto, lo smalto rosso, specialmente in questo periodo dell'anno. Molto carini questi due regalini. Adesso vado a sistemare dal casino che ho lasciato. Devo lavare le pentole del pranzo di prima. E poi vado a cambiarmi, perché sapete che non posso andare vestita colorata, ma devo sempre indossare cose nere, quindi mi cambio. E noi ci vediamo stasera, sicuramente filmerò qualcosina, non tantissimo, però qualcosa vloggerò, quindi ci vediamo dopo. Prima di andare volevo farvi notare il mascara che ho utilizzato oggi, quello che ho trovato nel calendario dell'avvento di Essence, questo qui, e devo dire che mi è piaciuto molto, mi piace perché volumizza molto bene le ciglia e le allunga anche, quindi super contenta di questo prodotto. Buonasera, sono tornata a casa, abbiamo già cenato, Ste adesso sta guardando la partita qui sopra, non so se sentite la TV. E io adesso vado a farmi una doccia, non ho filmato la cena che abbiamo fatto, ma sono semplicemente passata in pizzeria a prendere due pizze, quindi abbiamo mangiato la pizza. Ora vado a farmi una doccia bella bella calda, perché ho proprio voglia di rilassarmi e mettermi in pigiama. Quindi chiudo qui questo quarto vlogmas, credo, penso di sì. Spero di avervi tenuto compagnia, un bacione e al prossimo video, ciao!